Salve a tutti ragazzi e bentornati a Main Show. Ciao, siamo tornati con Resident Evil 2. Mi sono appena svegliato e no, non ho ancora preso il caffè. Ragazzi, io vi devo ringraziare prima di tutto per tutto il supporto che avete lasciato alle prime 5 puntate di questa serie. Veramente, ve lo dico con il cuore in mano, che vabbè, il mio cuore è un po' così, vabbè, lo sapete. Non mi aspettavo così tanto, perché comunque è un gioco horror. I giochi horror non sono mai andati bene sostanzialmente sul mio canale. Ragazzi, veramente spettacolare, qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Detto questo ragazzi, continuiamo, perché sì, nell'ultima puntata abbiamo visto il finale di Leon, ma come sapete la storia non è finita, perché dobbiamo ancora giocare lo scenario di Claire. Però come sapete abbiamo sbloccato la nuova partita 2, che è praticamente, ragazzi, un secondo scenario. Vi spiego in breve. Questo gioco ha due storie, Claire e Leon. Quella di Leon l'abbiamo giocata, però ha anche un secondo scenario che può essere giocato sia con Claire che con Leon. Leon A e Leon B, Claire A e Claire B. Noi giocheremo, ragazzi, la storia di Claire B, perché praticamente per arrivare al vero finale del gioco c'è bisogno di giocare uno scenario A e uno scenario B. Sostanzialmente la storia è più o meno sempre la stessa, piccole differenze, ma soprattutto gli enigmi, quelli che abbiamo già incontrato, saranno diversi. Quindi la storia A rispetto alla storia B sarà un po' diversa. E in più ragazzi ci dà il finale vero del gioco, e soprattutto è un più, visto che magari tanti altri youtubers hanno iniziato a portare la storia di Claire mentre io ho fatto quella di Leon, questa è diversa. Quindi pure se vi siete già visti quella lì, questa è diversa. Detto ciò ragazzi, iniziamo. Mi raccomando, supportatelo alla grande, perché secondo me quella di Claire può essere ancora più interessante, perché lei è una ragazza comune. È ben diverso l'incubo che attende la giovane Claire, la quale è inconsapevole di quanto la sua ordinaria vita stia per essere stravolta. Claire è mossa da un unico intento: trovare il fratello maggiore Chris, scomparso, e poi non mi ha fatto leggere. Sì, ci sono quasi. Mi conosci, me la caverò. Tornerò sì, appena trovo Chris. Perché tutti si preoccupano tanto? Ma che... Non sparare! Stai giù! Forza! Ma che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire Redfield. Claire! Claire, stai bene? Tutto ok? Tu stai bene? Non posso stare qui, non è sicuro! Vai avanti! Ci vediamo alla centrale! Ah, ma è armata e pericolosa! Ok ragazzi, Leon, sono sicura che sei già arrivato. Sì, è arrivato. Noi sappiamo che gli è successo a Leon. Spero che almeno a Claire vada meglio. Avete visto il riassuntone di tutto quello che avevamo visto già nella prima puntata? Bene che probabilmente se avessimo iniziato con Claire nello scenario A, abbiamo 3 colpi e non male sta pistoletta, eh? Sembra tipo una scacciacani. Tanto non c'ha... Ah sì, ce l'ha. Il cane. Vabbè, insomma, ragazzi, spero che vada meglio a lei, però considerando che abbiamo iniziato in un cimitero... Però perlustra la stazione polizia, quindi immagino che in qualche modo anche lei riuscirà a entrare. Penso di sì, ragazzi, perché se vi ricordate, quella chiave con il cuore, noi non l'abbiamo mai trovata. Senti che rumoracci. Quindi immagino che sarà nella storia di Claire. Cioè, se non sta nella storia di Claire... Ecco l'elicottero che si schianta. Benissimo ragazzi, sì. Siamo proprio dove l'abbiamo incontrata l'ultima volta, vi ricordate? Sì, mo questi ritornano tutti in vita. Eh sì, ecco l'elicottero. L'abbiamo incontrato qui. Le tronchesi prese subito, benissimo. Non ce le poteva lanciare. Arrivo
Andiamo subito! Ok! Quindi possiamo dire, ragazzi, che la sua avventura è iniziata subito dopo che ci siamo allontanati, Claire, dall'ultima volta che l'abbiamo vista. Che sollievo vederti. Stai bene? Quell'elicottero è spuntato, sì, all'improvviso. Sono tutto intero. Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? Purtroppo no. Ma tu stai bene? Diciamo che sopravvivo. Ottimo. Notizie di tuo fratello? No, non ancora. Claire, non arrenderti. Sono certo che lo troveremo. Diavolo. Sai che significa? Sì. Ora di cena. È meglio che tu vada. Non preoccuparti per me. Fai attenzione. Allora, sono sincero, ragazzi. La prima volta che ho visto sta scena, ora, ho pensato, che culo essere Leon. Ce la faremo. Insieme. Sì, insieme proprio. Non l'ha più vista. Da sto momento in poi non l'ha più vista. Ok, ragazzi, io ve la darei a gambe, eh. Abbiamo preso le tronchesi, quindi possiamo aprire un passaggio. Oh. Vabbè. Cristiano Ronaldo degli zombie. Vabbè, ragazzi, intanto non si può fare molto di più con due proiettili. Ottimo, la pianta rossa. La combiniamo. Sembra che lei abbia più spazio, giustamente, essendo donna, non avrà un borsello, avrà una borsa. Che poi ho pensato, ragazzi, cioè, con tutti i borselli che abbiamo preso con Leon, cioè, dovevamo essere tipo quelli che vanno sulle spiagge, no? Vabbè, battutacce. Così. Va bene, signora. Cioè, così proprio, ragazzi. Mi stanno infarciando di munizioni e di robe. Va bene. Io me le prendo tutte, eh. Allora, chiave del cortile. Ah, possiamo aprire quella porta. E beh, scusa, ma... E c'è qualcosa qui? Non ancora. Allora, no, aspetta, che deposito. Il cazzo che te se frega. Ragazzi, scopriremo se dovremmo stare... Non è... Ah, no. Se dovremmo stare un po' più guardinghi con la bella Claire, perché... Comunque, ragazzi, lei essendo una ragazza, una fanciulla... Guardate il morso sul collo. Beh, dovrebbe essere un po' più difficile. Almeno Leon, teoricamente, se non fosse stupido come un mammalucco, cioè, gli tiri un bel cazzotto, li fai andare a dormire. Tieni. Dai, me li sono fatti tutti. Mamma mia, ragazzi, che skill. Quante skill. Però, in teoria, io ci sono passato più e più volte. È possibile che Leon non si è accorto di niente? Ah, è questo perché le storie non si devono incontrare, sono fatte apposta. Però, ragazzi, una cosa l'abbiamo vista, è il finale di Leon. Nel finale di Leon c'era Claire e c'era, insomma, una bambina, sempre sul treno. Quindi immagino che a un certo punto si arriverà. Comunque io direi, smettiamola di dire con Leon. Cioè, solamente in alcuni momenti facciamola sta parallelismo, perché sennò non ce l'andiamo più via. Questo si rialza sicuro. Hai visto? Ok, ragazzi, molte cose le conosciamo già, quindi i grossi spostamenti ce li faremo. Oh, questo entra sempre, eh. Questo non gliela fanno a rimanere fuori. Aspetta. Oh, due colpi giù, eh. Quindi, ragazzi, tante cose le faremo veloci. Quando ci saranno grossi spostamenti farò dei tagli. Diciamo che dopo 5-6 puntate ho capito come portarla a sta serie. Ok, siamo nella sala est. Quello entra sicuro. Ecco, non ho molto per chiuderli. Ottimo. Chissà se gli enigmi sono gli stessi, ragazzi. Oh, no. Ah, che miseria. La pistola non mi sembra tanto meglio, eh. Ok, noi apriamoci subito i passaggi. Qua mi ricordo c'era una cassaforte, roba. Oh, la manopola mi serve. Vedete, un po' di roba la ritroviamo esattamente negli stessi posti. Munizioni acide. E che ci facciamo? Tanto qua sta ragazza stanno a fa' un casino. Chi è il mona lì che sbatte la porta? Non ci credo. Credici invece. Credici che questi sono fami, eh. Ah, molte cose, ragazzi, me le ricordo. Che possono servire? Il lanciagranate, vabbè, questa raga magari mi c'ha. Abbiamo preso già due pistole, lanciagranate, ma chi è, oh?
Ma che... Procediamo lentamente e cerchiamo di scoprire cose. Magari alcune sezioni che con Leon erano inutili qui. No, stiamo a riprendere le stesse cose. Da un certo punto di vista. Ah, qui Leon già c'è passato. Tieni, dottore. Torna qui. Pezzo di fango. Pezzo di fango. Pezzo di carta. Che sono più o meno way out. Una è cancellata. Vabbè, non posso prendere un cavolo, ragazzi. Ho bisogno di una cesta per posare cose. Ah, qua ce n'era una, vero? Eh sì. Proiettili per la mitragliatrice. What the fuck? Allora, aspetta, ragazzi. Qua posiamo un po' di roba perché Claire è chiaramente una che c'ha, no, l'arsenale di più. Allora, tanto, ragazzi, io posso cambiargli i costumi. Vi faccio vedere sta cosa, eh. Ci abbiamo gli standard, che sono quelli del gioco, o gli alternativi, che sono quelli originali. Poi di Leon c'ho questi tre e Claire no. Quanto era brutto il vestito di Claire originale, con munizioni incendiarie. Vabbè, qua, raga, c'avevo bisogno, no, del borsello. C'abbiamo bisogno di... tipo la sacca. Se questo me lo permette, però lo vedo bello distratto. Allora, questa si chiude. Perché... Porca miseria. Vabbè. E il coltello? Dagliela una coltellata. Stupida Bibi. No, vabbè, qua, raga. Poi ci lascio le penne per farlo stupido. Ok, vai. Invisibile. Oh, e mo, ragazzi, dovremmo essere tornati nella nostra bella hub. Hub, no, però la metà di Majin Buu, eh. Guarda questo senza naso. Sto scappellato. Vieni. Alright. C'è nessuno? Okay. No. C'è però un borsello. Ce l'avrà lasciato Leon, ragazzi. Ce n'aveva talmente tanti. Nel borsello di Leon tu puoi trovare tutto quello che vuoi. Come la canzone. Porco bestia. Saluta in telecamera. Non credo faccia parte dei soccorsi. Sei arguta, sei. Chi te frega, Teo? Te mangi pane e volpe. Ok, ragazzi, io mi farei i cazzacci miei. Tu che ci fai qui? Zaf Brannigan. Ecco. Oh, eccolo Marvin. T'avevo già fatto saltare la testa. Porca miseria. Vabbè, però. Io so condannato, ragazzi. Sono condannato a una vita d'estenti proprio. Ste manasce. Allora, dobbiamo rimettere anche qui i miei taglioni. Ma tanto tu sei vivo, lo so, eh. Immortale. Ma perché non muore nessuno qui dentro? Quaderno con la pagina mancante, che è quella nostra, giusto? Ok. E gliele vuoi attaccare le pagine mancanti? Pezzo di carta. Forse perché Leon non l'ha usato, boh, che ne so. Però io non li posso. Non è morto! Io, ragazzi, non so che fare. Sì, vabbè, mettici una giornata a ricarica, dai, va. Tutto il tempo che serve, eh. Oh, Zaf Brannigan. Immortalità is the way. Questi, ragazzi, me li devo far fuori perché sennò... Sennò me li ritrovo dentro casa e non va bene. Quante volte l'abbiamo percorso queste strade, ragazzi, eh? No, vabbè, già c'è sta Ligar, ma che cazzo! Manco l'avevo visto io, sinceramente. Mo so cozze amare. Mo sì che so funghi e carote. Funghi e carote, mo so amare. Raga, bisogna scappare perché c'ho la pistoletta, cioè non posso fare assolutamente nulla. E qua sono sicuro che Ligar non entrerà. Porca miseria, rapporto. Già sappiamo la situazione della centrale.
Mannaggia. Ah sì, giusto, prendiamoci la mappa. Sentili, sentili. Apro la mappa. Oh, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Questa potremmo tagliarla subito, no? Eh sì, ci stiamo. Tagliamo tutto, no? E abbiamo subito anche l'innesco. Buono, buono, buono. Locker room cap, sempre. Giusto. Forse, ragazzi, ci saranno molti più tagli in questa prima fase, perché stiamo rifacendo esattamente le stesse cose. Stiamo facendo alcune delle cose, però avete visto quante cose cambiano. Quindi, diciamo, facciamo di necessità virtù. Cerchiamo di portare a casa l'obiettivo. Con Memorial. Vuole entrare. Però vediamo che differenza c'è. Vedete, qua c'è il lanciagranate. Non c'è il fucile. Diciamo il fucile a pompa, no? Bastardo. No, però ce ne sta più una sulle scale. Si è buttata. No, ma ha preso. Oh, raga, questi qua corrono come. Come le saette, oh, sono fulmini. Fulmini e saette. Allora, fammi vedere i benefici delle piante. Piante verdi e blu sono sempre le stesse, ok. Forse, ragazzi, con questa, con Claire in queste situazioni sarebbe il caso di salvare, che dite? Però no. Allora, sviluppiamo il rullino e sempre la foto ricordo, ok. Vabbè, ma tante cose, ragazzi, ma perché le faccio? Solo per perdere tempo. Ok, munizioni, ragazzi, ce n'ho in abbondanza. Fattanza in abbondanza. Mamma mia, sono revolverose tolte. Però mamma, quanto sei lenta. Io non ho parole. Posso fa un cavolo, raga. Qua lei non gli mette manco in bocca la granata. Mannaggia, oh. Come ce la stiamo cavando male? Allora, qua esce quello, no? Ah, che paura. Ok, cap. Mo' Capitano America, dammi qualcosa di buono. Ma di veramente di su... No. Non ce l'ho il lanciagranate, ragazzi. Guarda, guarda quante granate. E poi lì è vuoto, chiaramente. Oh, il portagioia è qui, sta. Che roba. Ma non c'è la cassetta di sicurezza. C'è il portagioia, vi ricordate? Lì c'era... C'era quel marchingegno che mi dovevo scrivere le cose a mano, perché sono una pippa con la memoria. Stiamo attenti, ragazzi, perché dietro quella porta abbiamo incontrato il Ligar. Questo si rialza, dai, sto giro sì. Ebbene no. Però, ragazzi, mi sta a far salvare. Se io lo so che c'è un Ligar, perché ci vado, no? Soprattutto considerando che non ho veramente le armi adatte. Vedete quante munizioni incendiarie. No, non c'è il Ligar, ragazzi. Si sarà spostato. Però eccoci qua alla Stars. Ovviamente anche qui. No, le munizioni incendiarie, basta. Pennetta USB, abbiamo bisogno di tutto per prenderci la mitraglietta. Perfetto. Solo che non mi ricordo come abbiamo preso la... Dove si prendeva la chiavetta. E vedete pure il... della cassaforte, insomma, non so parlare oggi, ragazzi. È cambiato, vabbè. Oddio, per il momento, ragazzi, non è che sta a cambiare così tanto che tu dici, oh, vabbè. Abbastanza simile, anzi. Noi stiamo andando pure piuttosto veloci, perché tante cose le conosciamo già. Solo che, che lei è proprio una pippa al sugo, eh. Vabbè, è normale, questo dovrebbe crearci un'attenzione. Essendo una donna, è meno forte. Porco Giuda. Porco Giuda. È finita tutto, raga. È già finito tutto. Abbiamo iniziato il gioco da manco mezz'ora. Mezz'ora precisa. E già c'è sta questo che deve romperci le scatole. No, vabbè, io... Questa ancora qua stanno. Senti, basta. Questo è immortale. Brava. Vabbè, tanto non muore.
Sì, però raga, così così non ce la faremo mai, eh. Vai, ciao a tutti. Questa, ragazzi, tecniche che vi insegnano in grandi scuole di dribbling by Cristiano Ronaldo in France, eh. Buonissima, questa mi serve come il pane. E procediamo, ragazzi, procediamo. Spediti. Ok, Liger, eh. Ok, Liger. E quella la lascio lì per il momento. Pure questa la lascio qua. Sto con le pezze al culo, ragazzi. Non mi fai più paura, baby. Qui c'era un borsello. Eh no, c'è sta solo la nota dello sconosciuto. Allora, no, aspetta, prima di applicarlo proviamo ad andare qua. Lui è entrato. Mi aprirò il passaggio perché poi dopo, vi ricordate che esplode, dobbiamo fare tutto il giro. Oh, quello ha mosso la mano. Che me stai a salutare? Questo lo scarto. Pieno di gente catarrosa. Allora, il cavallo ce l'ho, giusto? Uomini, bilancia. Giusto? Bilancia e l'altro, ragazzi, a caso. Vai, il potere del caso. Thank you. Però così mi sono occupato tutto. Arriva, raga, arriva. Che mannaggia libidù. Perché non si apre sta porta? Buono. Vabbè. Quanta roba ho lasciato indietro, ragazzi. Anche lì c'è una scatola, lo so. Ma non ho spazio. Qui c'è un libro e non ho spazio. Dobbiamo andarci a liberare un po' di roba. No, ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Torna, mi raccomando. Oh, ma Stavo scherzando. Vabbè, basta. Non ci voglio perdere tempo. Ok, uno lo metto. Potevo fare tutto insieme, ragazzi, ma non c'ho spazio. Sì, vabbè. Vabbè, oh. Tu guarda, sei proprio... Io non ho parole per descrivere la tua inumanità. Sì, però ogni volta, ragazzi, per andare a posare le cose è un casino. Oh, me sta aspettava. Stava aspettando. Pezzo di fango. Raga, questo come me lo tolgo dalle scatole? Che non muore. No. Vedi, a non ucciderli, ragazzi, che succede? Ah, mettiamocelo qua il detonatore. Così ci prendiamo la donna. E ci manca solo il leone, che in teoria... ci rimane un po' difficile. Alright, ce la possiamo fare, ragazzi. Sto super concentrato, ma veramente sono una macchina. Una macchina, aspetta, non la so la combinazione. Quadernino. Allora, capra. Ok. Bilancia e uccellino. Bilancia, uccellino. Alright, ce la possiamo fare, ragazzi. Ci sto. Per il sacro Leo, basta che non entra qua lui. Ciao Velo, come stai Velo? Due, raga, è impossibile. Pericolo. C'è il pericolo che qua, ragazzi, ci rimango, qual è il pericolo. Ho il grande piacere ospite di avere come ospite un ospite. Destro sinistro ho preso.
Oh, porco due! Ma quante volte mi hanno morso, ragazzi? Quante volte mi hanno morso? Cioè, con Leon neanche mi si avvicinavano. Invece con lei proprio... Guarda, va. Questo so 20 volte che gli sparo. Ecco Sean. Nota di Leon. Claire, spero che leggerai questo messaggio. Questo posto è invaso dai mostri e tuo fratello non sembra essere qui. Ora pensa solo a scappare da qui. Mi auguro che tutto, con tutto il cuore, che tu stia bene, Leon. E quando è scritta sta cosa, Leon? Tacci dei. Mi hai lasciato qua a morire. Ce l'ho dietro, raga, lo so, eh. Ne sento la presenza. Ne sento l'odore. Apri sta porta. Vai, Tamlock. E vai, acchiappami, no? Che è sta lidate? Sta lidate feline. Giunque Alonzi. È vero la storia che dobbiamo andare di qua? Eh sì. Guardate quanta roba sto a lasciare, ragazzi. Però facendolo veloce. Solo forse dentro sta scatola era il caso di aprirla. Oh, io questa la devo ammazzare, ragazzi. Cioè, no, no, tanto non sei morta. Lo so che non sei morta. Allora, mettiamo la Vergine Maria. Ci manca il leone, di cui però abbiamo la pagina quella cancellata. Allora, io farei una cosa di sto tipo. Me ne tornerei nella biblioteca. Appena Mastro Geppetto qua scende le scale, vedo che c'è dentro quella scatola. E poi ce ne andiamo in quest'altra area, nell'ala ovest. Dimmi c'è qualcosa di buono. Tipo un pterodattilo. No. Ah, il rullino per la statua del leone. Ottimo, direi. Ottimo, direi. Mi trovo nella stessa stanza di Sasha Gray. Fammi vedere il leone. Stato del leone. Oh, oh, musica e fischia. Oh, nella sala est, ragazzi, tanta roba ho lasciato. Anche qui, no? C'erano... Primo incarico della regola. I nostri nomi iniziali, è lo stesso. Quindi qua era... Marvin. Vabbè, sono gli stessi, ragazzi, poi li facciamo. Certo, raga, sto speedrunnando, eh. Cioè, già ce ne possiamo andare al... come si chiama? Sì, al ristorante. Sono finito, ragazzi. A volte non mi devo prendere il... come si chiamano? Il caffè. A volte non devo dormire. Comunque, corona, fuoco e uccellino. L'uccellino ci sta sempre. E tac. E così ci abbiamo la way out. Il modo per andarcene. Però non abbiamo visitato tutta questa parte, che io mi andrei a fare, ragazzi. Ci andrò quando sarò pronta. Ho solo due colpi, ragazzi. Ergo, ma attacca al cazzo. Molto forte. Chi è che trasforma un museo in una centrale di polizia? A Raccoon City ste cose le fanno, le fanno. Guarda, va. Guarda. Oh! Oh! Mo sì, mo giochiamo un altro gioco, ragazzi. Mo cominciamo a giocare un altro gioco. Perché abbiamo preso il badge per la cosa della polizia. E mo è un altro gioco. Figa cotoletta. Figa cotoletta. Forza. E ora abbiamo anche la gemma per metterla dentro il portagioie. Il portagioie, io mi ricordo, lo prendevamo molto più avanti. Cazza. Che belle dita. Che belle quadrate. Ma chi t'ha scolpito? Sì, vabbè. Vabbè. Vabbè, raga. Vabbè. Ma che cazzo di gioco sta giocando? Scusate. Ok, gemma rossa. Allora, lì mi serve la manuella e sono sicuro di non avercela. Continuiamo perché. Ma... che puttanaccia maledetta. Becchina. Ah, ritorniamo qua. Dai, va bene, va bene. Qua mi piace, qua va bene.
Pronti ragazzi, che adesso giochiamo un altro gioco, eh. Adesso giochiamo un altro gioco. Oh, dammela. Dammela. Apri. Dammi sto coso. Vai, lancia granate e spara munizioni. Non ti preoccupare, ora le munizioni ce le infilo io. Che miseria questo ancora. Pazza, che braccia lunghe. Pure inciampato, stupido. Proviamo? E non... Ah, ok. Ok. Oh, mo ragazzi, è un altro gioco. E non avrò paura di usarlo. Allora, qui ci abbiamo Rita, Marvin e un altro personaggio che non conosciamo qui. Ok. E uno l'ho tolto, David e il buon Elliot. Porca miseria. Quindi David, Elliot. Che non ci sono uno solo così. Aspetta ragazzi, vediamo se riesco a mettere la cosa della cassaforte. 9, 11, 7, 7. In tutto questo ragazzi proprio ormai sto super swag, perché so dove mi possono colpire. Oh, il borsello. Grazie. Ho preso fuoco anch'io. Ci credo che non lo trovo, non mi si apriva. Speed loader. Ah, però per quell'altra che non ho. Va bene, allora, ok. C'è ancora qualcosa che ci sfugge. Ecco, qua. Ok, forse l'ho pulito, sì, l'ho ripulito, forza. Che ci troviamo dentro? Oh. Oh, il distintivo della Stars, così ci possiamo prendere la mitragliatrice. Sì. Oh sì. Oh sì. Ma no, raga, mi stanno spammando armi a più non posso. Cioè, c'ho questa, quella e quell'altra. Però questa non si ricarica. Ok, ragazzi, adesso che siamo in ufficio, ricordiamoci sempre di portarcelo questo distintivo, eh. Che l'abbiamo anche utilizzato per liberare un altro pezzo di arma. Ve lo ricordate, lì in quella zona. Se adesso già lo so, ci vado subito. Mamma mia, mamma mia. MQ11. Però, ragazzi, così c'ho una, due, tre, quattro armi già. L'ho sbloccate tutte, direi, no? Vabbè, a parte pure lì non ce n'ho quattro. Penso di aver fatto tutto. Comunque le cose importanti le ho fatte. Buona polvere da sparo. Bravissima. Adesso, ecco, queste dovrebbero essere le munizioni della pistola, sì. Ma ancora non seguo questo. Ma te li fai cazzacci, tua. Vai, si va. Non so, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti se secondo voi vi sembra un po' più difficile questa seconda run. Forse proprio il fatto che, essendo una seconda, diciamo che dà per scontato che noi abbiamo fatto già tante cose. E quindi ci mette di fronte a delle difficoltà. Allora, qui sotto c'era la teca, giusto? Non è la macchina di jumpy. E noi già sappiamo. La devo richiudere. Mamma mia, che pignoleria, oh. Che pignoleria. Allora, questa qui, che caspiterina è? Un silenziatore MQ. Per la cosa. Bella, bella, bella. No, però mi ha preso un sacco di spazio. È lui, ragazzi. Ehi là. Sì, è là. Elijah Wood. Elijah. Ah no, c'avevo le munizioni. Vabbè, l'ho lasciate là. Però qualche munizione la troveremo, dai. Ehi là. Ehi là. Tutto chiuso a chi? Non si spaventa 100%. Non si muove. Oh, Cristina D'Avena, che cacchio è? Chi c'è? Ah, la bambina. Ehi. Tutto ok. Non ti faccio male, giuro.
Serve aiuto? Vieni, prendimi la mano. Dietro di te. Scusami, non ti capisco. È dietro di te. Cosa? Lui è dietro di te. Oh, Cristina D'Avena. Chi? Oh, Dio mio. Però sei tarda, eh. Cioè, t'ha detto girati, girati. Cos'è? No? Uno scherzo? Non credo ci si possa discutere. No. Se vuoi ti puoi raccontare la barzelletta con la tabellina del 3, però... Io mi farei i cavoli miei. Ragazzi, io so che qua ci può essere una marea di munizioni. Ci possono essere, non so, dico cose al plurale, al singolare. Il tuo inventario è pieno. Oh, Cristina D'Avena. Questo potrebbe essere un grosso problema. Dove sta Birkin? Sentilo come ronfa. Ah! Vabbè, qua ragazzi sappiamo come dobbiamo fare. Tu mi vieni addosso con un bastone, secondo te ti posso aiutare? Come pretendi? Occhietti a me, occhietti a me. Girati. Occhietti a me però. Voi dite ragazzi che gli dovrei lanciare la granata? Sicuramente. Ma sì, dai raga. Ambasciatore non porta pena. Sì. Se non fa prima lui con me. C'hai tre occhi e non me vedi, scusa. Umbrella. Under my umbrella. Oh, te sei chiusa. Oh, ma questa me la son meritata, ragazzi. Me la so discretamente meritata. Però non si fa ammirare, eh. Apri sto occhio, su. Ma questa era ottima st'arma, ragazzi. Peccato averci avuto così pochi. Ma guarda quanto corre questo. Ma smetti. Sì, vabbè. Come hai fatto? Come hai fatto? Me lo racconti un po' come hai fatto? Oh, figli bulla. Come dicono i miei amici. Cioè, questo ha preso la sveglia da me. Oh, merda. E da Leon. Oh, oddio. Non dire parolacce, stanno i bambini. Ehi, ragazzina, se n'è andato, è finita. Sul serio? Sì, promesso, va tutto bene. Dovresti farmi scendere quella scala. Mi aiuti a trovare mia mamma. Tua mamma è qui sotto? Penso di sì. Beh, lo spero. Sì. Ma certo. Ti aiuterò. Anche perché, ragazzi, mi sembra che ha un braccialetto un po' sospetto, no? Che conosciamo bene. Allora, io mi prenderei tutte le munizioni che abbiamo lasciato indietro. Questo potrebbe essere già una buona idea. La bambina cerca la madre. È bionda. Boh, plot twist, secondo me, è la figlia della dottoressa e quello era il padre. Mazza, Mike, eh? Le grandi intuizioni, eh? Per esempio, ecco, la storia di Claire dell'originale Resident Evil non me la ricordo proprio.
Proprio zero, zero proprio. Ovviamente, ragazzi, quando eravamo bambini, c'avevamo Leon, fighetto, un po' così. Tutti con Leon. Non esisteva Claire, ma che schifo le femmine. No, perché quando se c'è quell'età, no, 8-10 anni, che schifo le femmine. Poi quando cresci... Ah, di qua lo dico io. Tanto mi aspetti che io devo cioè mi devo proprio imburrare qualsiasi cosa. Allora, qua combiniamo un po' di roba, ragazzi, perché sennò c'ho veramente troppe, troppe cose. Non si muove! Aspetta, fammelo azionare, scusa. Certo. Ah, ragazzi, ma con chi ti pensi di stare a parlare? Con quelle scarpette allora, bianche. Dimmi di tua mamma. Lavora all'Umbrella. Sta creando una nuova medicina. Umbrella? Quel colosso farmaceutico. Lei è sempre al lavoro. E tu che ci fai qua? Beh, se va tutto bene, la vedrai presto. Oppure la vedrai nel Regno dei Cieli, se continua a giocare così, ragazzi, sinceramente. E però... dov'è tuo padre? Lui... lavorava con la mamma, ma... se n'è andato. Oh. I miei non ci sono più, siamo solo io e mio fratello. Oh, mi dispiace. Oh, il burzello, intanto. Tranquilla, almeno abbiamo qualcosa in comune e... è una cosa bella, no? No. Ma che bella, ti è morto tuo padre e tua madre, pure lei non li vede mai, una cosa bella. Vabbè, ragazzi, con questa battuta un po' cringe, io direi che ci possiamo salutare qui per questa prima puntata di Resident Evil 2 con Claire. Fatemi sapere se vi sta piacendo, secondo me, almeno a livello, però penso che sia per il fatto che è la seconda storia. Il livello cioè, è molto più veloce e molto più difficile, secondo me. Quindi, io vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti, amici. Ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao! Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.